Persona estremamente presente, sempre disponibile e generosa, precisa sul campo di prevenzione e protezione, umanamente empatica. Ha sempre dimostrato di essere punto di riferimento per le forze dell'ordine e per la cittadinanza. Inizia così l'attestato di benemerenza consegnato all'interno del comune fanese al luogotenente Antonino Barrasso, comandante della stazione dei Carabinieri di Fano, che sabato scorso è stato accolto dal sindaco Seri in vista della sua pensione il 6 marzo prossimo. 60 anni, di cui 40 nell'arma dei Carabinieri, Barrasso ha servito la città fanese per ben 29 anni e con questa cerimonia amici, parenti, colleghi e politici hanno voluto ringraziarlo per la sua abnegazione, serietà e professionalità. La città di Fano mi ha aiutato perché ovviamente nel mio compito di Carabinieri, di comandante della stazione, avere a che fare con gente così onesta, laboriosa, rispettosa delle regole è un aiuto notevole. E lasciatevelo dire, per uno che viene dal sud la differenza la conosce bene, insomma. Dunque, prossimo alla pensione, il luogotenente rimarrà sempre al lavoro per la città e di chi ha bisogno. Infatti Barrasso ha fondato un'associazione dedicata alla protezione delle donne maltrattate. Il riconoscimento è uno stimolo a continuare, anche se con vesti diversi, il mio impegno, non a caso parlavo di fedeltà, che continuerà su altri fronti, sul volontariato o su una forma associativa che stiamo per elaborare e che presto vedrà la luce. Alla cerimonia presente anche il prefetto Tommaso Ricciardi, la sottosegretaria al Ministero del Lavoro Rossella Accoto, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Gianluca Citroli e il nuovo comandante Mario Facciolla, che prenderà poi il posto di Barrasso. Ho avuto una squadra di Carabinieri brava, molto collaborativa. Ho fatto con molto entusiasmo un lavoro con i giovani Carabinieri, soprattutto, che mi dava sempre molto entusiasmo. Fano, avrei tanti episodi da poter raccontare. Quello che col tempo ho imparato soprattutto comunque è l'ascolto, stare vicino alla gente e ascoltarla, non è una perdita di tempo. Nel mio lavoro spesso è la soluzione di alcuni problemi. Nelle mie esperienze, quando abbiamo avuto necessità anche di intervenire in modo autorevole, la gente ha rispettato quello che chiedevamo in nome ovviamente di norme, di leggi o di anche ordinanze sindacali. Quindi a questo sono grato a tutti veramente i cittadini di Fano. A ringraziare a nome di tutta la cittadinanza fanese è stato il primo cittadino Massimo Seri. Il luogotenente Antonino Barrasso è veramente stato un bel esempio, perché ha sempre dimostrato sensibilità, equilibrio, attenzione, è stato un punto di riferimento per tante persone con la divisa, per tanti cittadini, e quindi un sindaco, una città non può che esserne riconoscente, e questa attestazione, questo encomio civico è la degna conclusione di onorare chi serve lo Stato con serietà e senso di responsabilità, e un modo per dire grazie a tutti i servitori dello Stato.